i parchi letterari, la costa insieme, e avete lanciato alla Bit di Milano l'idea che la strategia, la sinergia risulta essere una carta vincente. Sì, l'impegno della provincia è proprio questo, è quello di creare la rete necessaria per rilanciare tutti i territori, per dare opportunità concrete affinché il brand di Matera, le singolarità, le bellezze di ogni territorio all'interno di una rete promozionale che coinvolga tutta la provincia di Matera rappresentano una concreta opportunità per la crescita e per lo sviluppo del nostro territorio. Quindi noi continueremo ad impegnarci, a spendere tutte le nostre energie per dare il massimo della forza attrattiva che un territorio come la provincia di Matera merita a tutti i comuni di questa stupenda provincia. Quali strategie state mettendo in campo? Su cosa state lavorando? Allora, la provincia di Matera sta lavorando tantissimo nel promuovere tutti e 31 i comuni affinché il brand di Matera possa trascinare turismo in tutti gli altri comuni di questa bellissima provincia, ma sto dando attenzione particolare alla città di Scanzone Ionico, al suo bellissimo mare, alla ricchezza anche culturale che conserva la città di Scanzone Ionico, insieme ad un importante lavoro per l'istituzione del parco letterario, proprio per avvicinare, per creare e costruire quel ponte necessario per collegare tutte le generazioni alla cultura, al territorio, alla forza che la cultura emana e che dà sui territori, con l'istituzione del parco letterario Rocco Scodellaro. È 100 anni dalla sua nascita, grande poeta, storico, politico, che ha dato tanto alla nostra terra e che merita di essere onorato con un impegno da parte di tutte le istituzioni. La provincia di Matera si è assunta la responsabilità di farsi carico dell'istituzione di questo parco letterario, coinvolgendo il territorio, coinvolgeremo le associazioni presenti nella città di Tricarico, insieme anche alla realizzazione di un museo che valorizzi ancora di più le ricchezze e la forza attrattrice che la città di Tricarico ha e merita di avere nel futuro.